Adesso è il momento di Italia-Slovacchia. Palacattani di Faenza, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Una buona serata a voi, amiche e amici della pallamano, uniti sotto un solo colore, l'azzurro, per spingere l'Italia nella caccia al terzo posto del gruppo 7. In giorni come questo, sognare ad occhi aperti non è solo una possibilità. Ma questo è un gol incredibile! Intervento eccezionale! Rete di Nunamen torna a segnare l'Italia! Per tu col portiere, vola ancora, prende l'ascensore, terzo piano, goodbye Zerbovic. Insomma, lui ha la conclusione, la rete di Davide Buzzamini, l'avevi detto, professor Marrocchi tira fuori l'Italia dal momento di difficoltà. Ebner, un muro. Così non si passa, non si passa. Dejan Turković si sblocca, anche Dejan Turković non poteva mancare al referto. Diamo modo alla Slovacchia di attaccare, ne ha spazio per la conclusione, buca le mani di Ebner, rete del 5-2. Sonnerer che fa quello che vuole da quel lato di campo, pallonetto meraviglioso di Sonnerer. Ti fanno sentire i 4.000 spettatori del Palacattani di Faenza. La difesa italiana ben serrata, ancora un grande intervento da parte dell'estremo difensore azzurro dopo aver messo dentro la rete in precedenza. Che la mette dentro, 26-23, pandemonio totale sugli spalti della Palacattani di Faenza. Finisce così però, 26-23, da questi due punti, da questa grande prestazione. Palacattani dipinto d'azzurro, tutti in piedi, standing ovation per questa nazionale. È solo il primo atto, speriamo, di una meravigliosa avventura.